Siamo con Vincenzo Muscarella e Arianna Attinasi, rispettivamente autore del libro Damiana e editrice del libro. Vincenzo, qual è stato, da dove è nato innanzitutto il libro, per quale motivo ha affrontato questa tematica e come mai è stata accolta positivamente dalla casa editrice? Il libro nasce nel 2013. Il 2013 è stato un anno particolarmente terribile perché ci sono state 179 femminicidi, di cui il 70% all'interno del nucleo familiare. Quindi questi fatti mi hanno suscitato un moto di ribellione e quindi cercare di capire cosa potessi io fare per smuovere le coscienze che già si erano quasi assuefatte a questo. Per cui è come se Damiana mi fosse venuta a trovare, perché lei voleva che raccontassi la sua storia. È una storia terribile, una storia abbastanza dolorosa, in cui lei è costretta a fare scelte dolorose per proteggere la sua dignità di donna, di madre e di moglie, principalmente. Qual è il suo appello? Il mio appello è quello che gli uomini, tutti, in qualsiasi momento della giornata, devono fare qualcosa in più per l'altra metà del cielo, assolutamente. Arianna, quando hai visto il racconto, qual è stata la tua reazione? Allora, sono rimasta felicemente sorpresa innanzitutto dalla storia, che non è una storia vera nello specifico, però sicuramente è verosimile perché rappresenta tante storie di donne che nel secondo dopoguerra in Sicilia, ma non solo, hanno sofferto e hanno patito anche sulla propria pelle i dolori di un'intera famiglia, di un'intera generazione. Infatti Damiana è proprio la storia di una madre che vendica lo stupro subito dalla propria figlia, che viene violentata a soli 16 anni dal figlio del boss del paese. Lei, Damiana, decide di vendicare questo stupro, ovviamente è il classico esempio di una giustizia fatta da sé, quindi che va al di fuori, esce dalla legalità dello Stato. Quindi sicuramente lascia tantissimi spunti di riflessione, ma la cosa bella al di là della storia è anche la scelta di un uomo, appunto Vincenzo Muscarella, di parlare di donne, ma non solo, perché il libro contiene anche altri contributi maschili, in particolare le illustrazioni che sono di Vincenzo Ogbene, che è palermitano, un artista palermitano, e poi c'è anche un CD con 5 canzoni che ci sono state omaggiate, quindi concesse veramente col cuore, da 5 artisti, che sono Francesco Giunta, Pino Veneziano, Monio Vadia, Edoardo De Angelis ed Ezio Noto. Il CD è stato curato appunto da Francesco Giunta e con questo libro, con questo CD vogliamo dire che per la prima volta, o comunque chiaramente non è l'unica volta, i maschi prendono una posizione proprio contro la violenza, contro il dolore delle donne. Francesca Caronna, docente del liceo Gregorio Gudolena, oggi si festa la giornata internazionale della donna. Nel 2015 circa 8 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale. Ecco, la scuola cosa può fare nel percorso ovviamente di crescita dei ragazzi? Allora, la scuola può far capire alle ragazze che mai devono accettare delle mezze misure. Per esempio, diciamo, al di là del concetto di violenza che è più da cronaca, noi ci troviamo di fronte a situazioni del tipo che molte donne che fanno lo stesso lavoro di un uomo, per esempio, non vengono retribuite allo stesso modo. Tra le cariche istituzionali le donne sono sempre poche, non è una questione di quote rosa o di ministero delle pari opportunità, è una questione di sapere, come dire, mettere in campo le proprie competenze e andare dritte di fronte a un obiettivo e non pensare, diciamo, di essere sempre le vittime, ma di guardare avanti. È chiaro che poi il problema della violenza è un problema molto più grande, cioè quello di dover educare prima di tutto i maschietti a sapersi rapportare. Forse io educherei pure le loro mamme che le hanno abituati, diciamo, un po' a vivere da principini.
sia Moco Monovadia, attore, sceneggiatore, scrittore di fama internazionale. Qual è il suo appello in questa giornata in cui appunto ricorre l'anniversario del festeggiamento della festa della donna? Ma guardi, quello che ancora non si è capito è che la violenza contro la donna o la discriminazione o le forme di non riconoscimento della dignità della donna sono la prima matrice di ogni altra discriminazione. La donna è stata la più grande minoranza discriminata di tutti i tempi, anche perché è la minoranza che è la maggioranza della terra, quindi. Ed è proprio l'origine, il grande equivoco nel rapporto maschile e femminile, la lettura pervertita del testo biblico che ha generato questo terribile mancato accoglimento dell'altro. Tutto il razzismo, l'omofobia, tutte queste forme in realtà nascono da questa prima ferita, da questo prima, come posso dire, squarcio prodotto nella relazione con l'alterità. E allora è ora di capire che non si tratta solo di fare un appello a cessare la violenza contro le donne, ma capire che questo problema è il primo problema se vogliamo entrare in un'epoca di relazione con l'altro che permetta di edificare un mondo di giustizia. La famiglia, la scuola, le istituzioni, da dove devono ripartire, iniziare? Ma tutti, chiunque porti responsabilità di formare, deve formare a un riconoscimento non basato su pregiudizi, su stereotipi, ma su una conoscenza profonda. E soprattutto c'è una necessità di sanare quella prima lettura del testo biblico che avrebbe voluto la donna in subordine, che nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte, ma è solo una lettura del potere maschile, del potere dei chierici, che hanno cercato in questo modo di, diciamo, di tenere sotto controllo quello che è l'immenso potere femminile, che è quello che la colloca, per chi crede, io non sono un credente, ma stiamo nella parabola del credente, chi colloca che la donna vicino al divino, perché la donna è generatrice. C'è proprio una prima ferita, un primo vulnus che continua a perpetuarsi. Leggevo proprio oggi su un WhatsApp una cosa terribile che appariva negli anni ancora 50, non negli anni del fascismo, su come doveva essere la madre o la donna. Era praticamente, doveva essere in una condizione di totale subordine, servizio e sottomissione all'uomo. Non parliamo del Medioevo, parliamo di 70 anni fa.